Il Partito Democratico crolla. Valentina Ghio si dimette. Valentina Ghio ha presentato le sue dimissioni come segretaria PD Ligure, ma il processo di rinnovamento politico del partito continua. Ha commentato il crollo del centro-sinistra nelle amministrative, ma ci tiene a sottolineare che il rinnovamento per il PD inizia ora. Nel corso dell'intervista rilasciata a Repubblica, l'ex sindaca di Sestri Levante ha ammesso che questo passaggio era previsto da tempo. Ci pensava dal crollo delle elezioni politiche di settembre. La nuova sconfitta alle amministrative ha accelerato la sua decisione. Il passo indietro della Ghio viene compiuto a distanza di pochi giorni dalla sconfitta elettorale di Marcello Massucco, candidato sindaco del centro-sinistra a Sestri Levante. Francesco Solinas, esponente della destra, ha ottenuto una netta vittoria. In Liguria, come nel resto d'Italia, il centro-destra ha vinto. Le dimissioni di Valentina Ghio verranno formalizzate nei prossimi giorni dall'assemblea del partito. Valentina Ghio commenta la sconfitta del centro-sinistra. A Sestri Levante il centro-sinistra, dopo un lungo ciclo di governo, lascia il posto al centro-destra. Valentina Ghio ha spiegato che il PD non è stato in grado di far capire appieno il peso dei progetti realizzati e da realizzare per la città. Il partito ha raccolto la sconfitta ma non si arrende. La segretaria del PD in Liguria ha annunciato che nelle prossime settimane verrà avviata una discussione, un confronto per meglio capire il percorso di cambiamento previsto dal PD. Ha concluso ringraziando Francesco Solinas e Flavio Di Muro ed augurando buon lavoro. Armando Sanna, vicepresidente del Consiglio regionale, pensa sia necessaria una riflessione dopo la pesante sconfitta elettorale. È necessario, secondo Sanna, creare un percorso che dia ragione e legittimità ad una nuova classe dirigente. Crede sia giusto aprire seriamente alle civiche di area, che non votano più il PD. Occorre dare un forte segnale di cambiamento vero in Liguria. Commettere gli stessi errori porterebbe, altrimenti, a commentare le stesse sconfitte. Che ne pensate? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.